programmi e performance di un'asciugatrice della LG da 10 kg in classe A++. Precisamente questo è il modello, questo qua, segnatevelo. Innanzitutto c'è da specificare che comunque l'LG fa parte dei marchi principali di grandi elettrodomestici in generale e anche ovviamente delle asciugatrici. Ma sapete il perché? Beh, la LG ha qualcosa che tutte le altre marche in fase di asciugatura non hanno. Infatti, le asciugatrici LG sono asciugatrici dual inverter, ovvero hanno sia il motore inverter ma anche la pompa di calore anch'essa inverter. E infatti, come dicevo all'inizio, è anche in classe A++. Non solo, quasi tutti i modelli di asciugatrici LG offrono anche qualcosa che molti altri marchi non hanno, ovvero il cestello per asciugare scarpe o lana. Infatti, basterebbe agganciare questo cesto nella parte frontale, all'interno del cestello della lavatrice e poi agganciarlo direttamente sulla griglia della lanugine che c'è posizionata in basso dietro l'oblò, in maniera tale da poter asciugare qui scarpe o lana senza che girano con il cestello all'interno dell'asciugatrice. Ma adesso andiamo a scoprire i programmi di questa asciugatrice e la loro tempistica di asciugatura. Innanzitutto accendiamo l'elettrodomestico. Spettacolare. E iniziamo a girare il cursore dei programmi. Beh, come potete vedere, c'è una lucetta LED qui sul cursore, in maniera tale che indica così che programma state inserendo. I delicati hanno una durata di 48 minuti, la lana di 29, lo speciale sport di 50 minuti, ovviamente il rapido da 30, l'asciugatura con il cestello all'interno che dura 3 ore, soltanto aria calda di un'ora e download di altri programmi in più che si può effettuare tramite il wifi. Girando ancora il cursore ho l'allergicare adatto a pelli delicate, solo asciugamani da 2 ore e 20, piumini da 2 ore e 55, sintetici da 1 ora e 20, misti da 1 ora e 10, cotone da 2 ore e 45 e cotone plus da 2 ore anch'esse e 45. L'elettrodomestico comunque presenta anche altre funzioni nascoste nel display. Infatti, come potete vedere, in questo caso asciugatura cotone offre la possibilità di avere il livello di asciugatura, se extra, quindi quello che asciuga con più tempistica, se il livello di asciugatura è adatto ad andare a stirarlo immediatamente, il tessuto, o l'asciugatura adatta a riporre immediatamente il tessuto in armadio e quindi in questo caso modifica anche la tempistica di asciugatura. Inoltre posso anche mettere l'antipiega per non sgualcire i tessuti, posso regolare la partenza posticipata dal timer, oppure addirittura fare una pulizia del cestello ad ogni forma di batterio allergeni, ed inoltre anche posso ridurre o aumentare la durata del programma. Inoltre le asciugatrici LG permettono di regolare l'asciugatura in turbo o addirittura in eco. In questo caso nel programma cotone non lo fa fare in eco, ma se metto i delicati me lo fa soltanto in ecologico, mentre il turbo è il programma più energico. Pensate che questa è una 10 kg in A3+, infatti il consumo è bassissimo. Infatti la classe energetica permette di avere un consumo di 210 kWh in media, appunto per un carico massimo di 10 kg. E cosa davvero importante che LG offre come pochi marchi è il condensatore che, come vedete sotto, è chiuso, quindi è un condensatore autopulente. Inoltre l'asciugatrice da accesa presenta anche una luce LED interna, non so se la notate, in maniera tale che illumina appunto l'interno del cestello. Adesso cerchiamo di scoprire se emette troppa rumorosità. Io credo di no. Avviamo il programma cotone. Si è bloccato l'oblò. Non so se notate. Mi avvicino. Non emette per niente alcun rumore. Fantastica. Tengo a specificare sempre che ogni asciugatrice pesa la biancheria dei sensori che sono posizionati nel cestello e diciamo, rileva anche l'umidità presente nei tessuti, quindi in quel caso si regola comunque tempistiche e consumi automaticamente. LG, uno dei migliori marchi anche a livello di asciugatura. Parola di Cerrimen. Fantastica. Ciao raga! Infe consigli grandi elettrodomestici.